see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kwega. Voci din lume. Balsi sno passaules. Dinja cambe. Voces do mundo. Zera nga bota. Voces del mundo. Galassas mira. Voci dal mondo. Una trasmissione a cura di Spazio, Mediazione e Intercultura, l'Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo, con sede in via Carlo Barbero 6, telefono 377 42 80 224. Un saluto agli ascoltatori di Radio Stereo 5, benvenuti a Voci dal Mondo. Oggi parleremo della mediazione interculturale nell'ambito sanitario con l'assistente sociale dell'azienda ospedaliera Santa Croce Carli di Cuneo, dottoressa Anna Toselli. Benvenuta, dottoressa. Grazie, grazie a voi per darmi questa possibilità. Io mi chiamo appunto Anna Toselli e lavoro presso l'azienda ospedaliera Santa Croce Carli dal 2012. E avevo lavorato 12 anni presso gli ospedali di Savigliano e Fossano e ancora in precedenza, perché sono vecchia di età, e in precedenza molti anni sul territorio, sempre come assistente sociale. Vogliamo conoscere meglio e anche informare qual è il ruolo dell'assistente sociale all'ospedale e anche da quanto tempo questa figura professionale è stata inserita all'interno dell'azienda ospedaliera. Sì. Allora, l'ospedale di Cuneo ha avuto un assistente sociale negli anni passati, parliamo già negli anni 80, c'era un assistente sociale, poi ha finito il servizio questa collega, sono trascorsi diversi anni, mi pare intorno al 2006-2007, l'azienda ha fatto una convenzione con il Consorzio dei Servizi Sociali del Cunese per avere un assistente sociale in convenzione. È durato anche qui un lasso di tempo la presenza dell'assistente sociale e poi di nuovo un periodo di vacanza del servizio. Nel 2009 la Regione Piemonte ha istituito all'interno delle aziende, vi dico la sigla che è detta così, vuol dire niente, che si chiama NOC, che significa Nucleo di Continuità di Cure, per cui un gruppo di operatori che si occupa proprio dell'accompagnare il paziente che arriva in ospedale ma che poi ha bisogno ancora di cure post acuzie, per accompagnare il paziente verso altre strutture. All'interno di questo gruppo di operatori è stata prevista anche la figura dell'assistente sociale ed è per quello che sono arrivata. L'assistente sociale, secondo me in azienda, è molto importante perché concorre insieme a tutti gli altri operatori sanitari a produrre salute. Il servizio sociale risponde nello specifico a una richiesta di salute intesa come benessere complessivo, che si identifica nel concetto ormai noto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce la salute come uno stato di benessere psicofisico e sociale. La malattia, dico delle cose forse ovvie, ma è purtroppo così, la malattia è spesso condizionata, causata e complicata da problemi psicosociali. Sì. Qual è il ruolo dell'assistente sociale? È quello di cercare di leggere anche questi problemi, di capirli e di provare a trovare delle soluzioni. Questi problemi devono essere affrontati non solo alla dimissione, ma già durante il ricovero, perché occorre intervenire in modo tempestivo, perché noi prima sappiamo che questo paziente, al di là della malattia, ha dei problemi anche di carattere sociale, non so, difficoltà economiche, ha una carenza di rete familiare, e quanto prima possiamo progettare degli interventi mirati. Sì, infatti la carenza anche della rete familiare è una cosa molto che ha gli stranieri soprattutto. E come è cambiato negli ultimi anni l'afflusso dell'utenza straniera e quali sono le principali problematiche infatti correlate? Sì, abbiamo assistito, io appunto dal 2012, quindi non sono tanti anni, ma già in questi 4 anni e mezzo ho notato veramente un cambiamento, nel senso che arrivano persone da tutto il mondo, cioè mentre vedevamo in anni passati lo straniero che arrivava
prevalentemente, non so, dall'Albania o dal paese del nord dell'Africa, adesso effettivamente veramente da tutto il mondo. E sicuramente il fenomeno, l'ondata migratoria dal continente africano ha avuto un peso molto rilevante anche nella nostra azienda. E qui farei alcune distinzioni. Allora, se arrivi in ospedale lo straniero, insomma, chiamiamolo così, cittadino degli altri paesi, per semplificare, sì, chiamiamolo straniero, che ha intrapreso un percorso di protezione, quindi sta aspettando la sua richiesta, quale richiedente asilo, rifugiato politico, queste persone vivono, sono collocate in centri d'accoglienza. Quindi se arriva questo tipo di persona, diciamo che il percorso all'uscita, tra virgolette, è un po' più facile, perché sappiamo che poi lo ricollegheremo in quella struttura. Invece le situazioni più complicate sono degli stranieri che hanno visto respinta questa loro richiesta di permesso, quindi sono cittadini che sono sul nostro territorio e non hanno nessun tipo di garanzia. Noi stiamo anche adesso riscontrando quest'altro fenomeno, che sono gli stranieri che hanno fatto tutto il percorso di richiesta di asilo, hanno ottenuto il permesso in quanto rifugiato politico di asilo, nel volgere di qualche giorno escono da questi centri di accoglienza. Hanno 5 giorni per uscire. Perfetto, sono persone che hanno le carte in regola, hanno un permesso, ma devono costruire tutta la loro vita. Infatti, questo è un grosso problema. Ci fermiamo per alcuni istanti, mandiamo in onda il cantante di origine albanese Ermal Meta con Vietato Morire. Gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri, che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai. Non sarà l'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire. Ricorda di disobbedire.
see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kwega. Voce din lume. Balsis no pasaules. Dinja kambe. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mia.